Ciao a tutti amici di eximhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare la RAPU V700. La RAPU nell'ultimo anno è scesa in campo con nuove periferiche da gaming grazie al suo nuovo brand VPro Gaming, a cui appartiene questa tastiera e abbiamo ricevuto dalla stessa RAPU altri prodotti che vi mostreremo nel corso di ulteriori unboxing. Partendo dalla confezione troviamo il modello della tastiera, l'immagine illustrativa la stessa e i loghi che rappresentano la serie da gaming di RAPU. Nel retro della stessa troviamo un'immagine illustrativa, alcune immagini caratteristiche del prodotto e specifiche caratteristiche tecniche dello stesso. Procediamo dunque all'estrazione della tastiera e del relativo bundle. Un attimo ancora di pazienza, iniziamo ad estrarre il bundle. Ed eccoci qui, scusateci ancora per l'attesa, ma la tastiera era davvero ben imballata e quindi abbiamo avuto un attimo di problemi ad estrarla. Come possiamo vedere, la tastiera è dotata di un piccolo cartoncino nel quale è presente il CD-ROM con il software di gestione della tastiera, un classico manuale utente e quick start guide del prodotto. Inoltre abbiamo la tastiera. Come possiamo vedere, la finitura è nera opaca, la tastiera ha un layout americano visto anche dal piccolo tasto invio che è verticale e non orizzontale ad L come classico nei layout italiani o inglese. La tastiera è la classica full layout, quindi abbiamo i tasti di digitazione più il tastierino numerico, abbiamo alcuni tasti funzione attivabili sempre tramite il tasto funzione stesso. Tramite il software avremo anche la possibilità di ricordare delle macro e poterle eseguire su ogni tasto presente sulla tastiera stessa. Il layout è abbastanza semplice, dalle linee un po' squadrate, ma comunque hanno un design abbastanza elegante. Nel retro della stessa troviamo un design semplice, sono presenti i classici rialzi per permettere una migliore digitazione sulla tastiera. Nella parte inferiore sono presenti dei piccoli gommini che manterranno ferma la tastiera. Inoltre abbiamo il classico cavo rivestito di intreccia di tessuto e un connettore USB placcato in oro e con il relativo cappuccio per la protezione quando non utilizzeremo la tastiera. Inoltre la tastiera è dotata di switch di colore nero, quindi avranno una forza di adattazione di 60 grammi, non sono i classici CRMX ma sono i Kyle, come vedremo nel corso della recensione scritta sul nostro sito www.eximhardware.com. Detto questo, vi rimandiamo alla stessa con ulteriori immagini e alla recensione scritta. Un saluto a tutto lo staff.